Ciao ragazzi, bentornati. Guardate la nostra pagina Patreon come sta diventando più bellina, diciamo. Che adesso io cambio il nome anche, non è più Giada Verde Nuoro, è Giada Verde Arti Marziali, perché comunque le arti marziali non sono solo in una provincia, sono soprattutto in Italia, so che ci sono un sacco di attività, quindi a me piace collaborare, avere tante amicizie, anzi tra le mie migliori amicizie ci sono proprio quelle nello sport, perché comunque a me piace anche gli altri sport. Quindi qua possiamo andare a vedere che c'è la prova gratuita di 7 giorni, quindi nell'altro video ho detto un mese, quindi errata corrige. Quindi è 7 giorni, avete il livello Panda per 7 giorni, cioè c'è anche la video lezione privata del livello Panda, però lo so, tante persone non lo so, o sono timide, o pensano che comunque la videochiamata non è una buona lezione, ma invece questo vi sbagliate, perché io sono anni che faccio video lezioni di altre attività e funzionano benissimo. Quindi io vorrei riuscire a convincere qualcuno a fare almeno una video lezione di 30 minuti, non dico proprio di un'ora, perché può essere molto impegnativo un'ora, perché uno basta che ha, appunto, come dice grandi maestri del Tai Chi, uno basta che ha uno spazio di 5 metri quadrati per iniziare a praticare il Tai Chi. Quindi non è necessaria una palestra, basta che hai un ripostiglio, un garage dove c'è il wifi e puoi allenarti con me. E quindi questo mese avrai la prova gratuita di 7 giorni e non so quanto dura il livello Panda per 7 giorni. Poi l'altra volta ho detto che praticamente vi spiegavo perché ci sono così tante forme nel Tai Chi. Ok, quindi andiamo in raccolte. Ricordiamoci che comunque adesso abbiamo le magliette, le canadesi. Comunque io se torno, quando torno in Italia a fare un ordine, perché sono troppo belline. Anzi, andiamo a vedere. Con la felpa, con il logo bellino, anche questa, sacca sportiva per il bambino. Insomma, molto, molto bellino. Quindi, perché abbiamo diversi stili? Perché ognuno, per esempio nel Tai Chi per la salute, ognuno è per una differente, diciamo, patologia. Quindi abbiamo il Tai Chi Yang, che è consigliato ai più giovani perché fa dei movimenti più ampi. Quindi parte del Tai Chi Yang c'è anche nel Tai Chi per bambini. Infatti questo movimento è il Tai Chi Yang. Quindi i bambini sono elastici, più flessibili, quindi possono fare movimenti del Tai Chi più ampi e quindi fa bene per il diabete di tipo 2. Questo è famoso, lo stile Yang, per far bene a chi ha il tipo 2, ma non è che uno smette di prendere le medicine, uno prende le medicine ma anche fa l'attività, che diciamo è come dice l'università di Oxford, praticamente dal 2000 è emerso che tu non hai bisogno di studiare una, due, tre ore come si fa a scuola, ma tu praticamente per imparare meglio una cosa, anche una nuova lingua, è meglio studiare ogni giorno 5 minuti e metterlo come attività quotidiana invece come stress e pressione che poi c'è l'esame, ma metterlo come un'attività quotidiana, quindi in una maniera non competitiva. Quindi il Tai Chi funziona per questo, perché non vai a competere, ma vai a vedere cosa senti, cosa provi durante la prova, la pratica, se ti rilassi,
rilassa, perché devi ascoltare il tuo corpo, devi vedere se ha degli effetti positivi sulla tua vita. Comunque la maggior parte delle persone dicono. Poi abbiamo il Tai Chi della forma Sun, che questo è più consigliato a chi ha difficoltà nel movimento, anche per prevenire le cadute, le persone che molto perdono l'equilibrio, la forma 6, perché ti, con questi movimenti ti riabitui a stare in equilibrio. Quindi la forma 6 diciamo è per gli anziani. Poi abbiamo forma 8, praticamente questa qui è per iniziare a affacciarci, perché pensano che il Tai Chi sia semplice, ma pensa se devi fare la forma 108 del Tai Chi Yang, che richiede 30 minuti. È come se vai a fare una corsa di 15 km. Insomma, ho anche paragonato come se vai a fare il windsurf per un'ora, quando pratichi il Tai Chi Chuan. È come se vai a fare windsurf. Quindi è per questo che poi le persone vedi che si rafforzano durante la pratica. Quindi la forma 8 è la prima parte della forma lunga. Poi abbiamo la forma 12, che è diciamo quella per chi ormai non è più un principiante. Queste forme qua comunque sono per principianti, diciamo la forma 6, la forma 8, Tai Chi for Kids per principianti, e anche il Tai Chi per ufficio. Questi sono tutti per principianti. Poi abbiamo le forme più avanzate, come la forma 12, una forma un po' più avanzata, quindi l'anziano che fa questa forma comunque ha già, si è già rimbustito, perché per arrivare a fare la forma 12 bisogna avere già una certa prestanza. Infatti il creatore Sun Lutang era un cavallerizzo di 2 metri, era un gigante, era molto forte come persona. Poi abbiamo Tai Chi della forma 35, che è quella completa, che si è visto che fa benissimo a chi ha la patologia dell'artrite, artrosi, artrite reumatoide, lupus, cioè quelle che vanno a far male alle giunture, perché la membrana siloidale fra le giunture va a consumarsi con gli anni, a irrigidirsi. Quindi questa pratica del Tai Chi è come se ha un olio, infatti si fa anche molta meditazione pensando che c'è uno spazio nelle articolazioni, e la mente col corpo fa a lenire un pochettino il dolore, quindi fa benissimo anche per sentire meno dolore. Poi abbiamo la forma lunga, la 73, e questa ragazzi, questa è a lungo termine, diciamo forma per principianti e a breve termine, perché la puoi imparare in 1 o 2 mesi. Il Tai Chi for Kids lo puoi imparare subito, in 3 giorni puoi imparare tutta la forma. Diciamo la forma 73 invece richiede medio lungo termine, diciamo ci vogliono 5 anni per impararla bene, diciamo quella lunga. Io ancora non l'ho completata, sono ancora al movimento tra il 50 e il 60, diciamo, non l'ho ancora completata. Poi abbiamo il classico Qigong, che serve per rigenerarsi dopo il sonno, perché durante il sonno il nostro corpo va a dilatarsi un pochettino, poi quando ci svegliamo la forza di gravità ci restringe, e quindi è consigliato per andare a strecciare un pochettino. E la sera è molto consigliato, perché la sera ci siamo dilatati un po' durante l'attività della giornata, quindi i movimenti ci sembra che siano più ampi, quindi è consigliato anche fare lo stretching la sera. E poi abbiamo, diciamo, questo qui viene dallo Shaolin, perché comunque il Kung Fu, il primo è il Shui Jiao, che è vicino alla provincia comunque di Shaolin, in Cina, che
antico come il Kavalarasu, Kavalaristo, come si dice in India. Comunque una delle arti marziali più antiche, assieme alla grocca, alla lotta greco-romana. Quindi questa è un'attività che praticamente c'è in tutte le arti marziali, c'è nel karate, il mapu, c'è nel shaolin, c'è nel judo, in tutte le arti marziali c'è la posizione classica del cavaliere, si chiama. Quindi questa qua serve per irrobustire tutte le gambe, e poi mi sembra che qua faccio anche lo zanzuan, che praticamente abbraccia l'albero, che serve per mettere retta la schiena e affossare il dantiano in maniera che il chi rifluisca nel meridiano superiore. Quindi ogni pratica ha uno scopo diverso. Quindi questa è per l'artrite, Tai Chi 73, allora uno è un maestro. La 12 è perché uno ha già trovato la forza, quindi magari sente meno dolore se ha comunque artrosi. Quindi comunque è consigliata ancora la pratica. Adesso abbiamo una settimana gratuita di livello Panda, dove possiamo andare a vedere tutte le lezioni. Comunque io ne farò degli altri, delle altre, e tutte le dimostrazioni, diciamo. Quindi grazie, come al solito, continuate a seguirmi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!